scusate, non si vede niente, lo dico perché sono andato al secolo scorso per cui... e so che le persone di sinistra vabbè, lo dico più l'ultima volta che lo dico, se lo dico troppo volte poi non fa più ridere il Barzelletto dei Carabinieri, che sta via le spompate, le persone diciamo così non è freddo con il gabibbo, ma per schianare, non è che se c'è la ventosa in testa lo frega, anzi poi vedono il culo, lo dicono, ah, mi stai fregando, no? Perché hanno studiato un po', di linguistica e così. Allora io ho pensato in una maniera diciamo più intellettuale, no? Di fregare il telespettatore, o anche quello che va in rete, no? Perché mi sta lì che si vede le cose, si vede, quello che si impigna in rete in modo interessante. No? E degli anagrammi. Secondo me puoi dire la verità fregando la gente degli anagrammi, benissimo. Io penso, Manuel e gli Antonio, questo è un ragazzo, è morto a 22 anni in carcere, no? Lui scrive una lettera alla madre, lui mi sembra di Pinerolo, stava al carcere di Marassi a Genova, e scrive una lettera nella quale sostanzialmente dice mi massacrano le botte, no? Così, insomma, perché sappiamo che è un modo di dire, cioè, quindi il cibo è pesante, sì, è troppo fritto, quindi guarda. Tanto sta che la madre, che non coglie la metafora come le guardie di Ferrara, prende parte e arriva e lo trova morto. Allora, come la comuni questa notizia? Qui c'ha 22 anni, porca miseria, cioè, gliela prescritta la madre che è massacrata di botte. E come la dici questa notizia? Uno la dice, magari esce fuori 5-6 anni dopo, successo, oppure lo dici subito. Ma dici proprio prima serata, dici uno, canale 5, lo dici, e poi dici Manuel Antonio, però. Anagramma di Manuel Antonio, alleate minimo uno. Non so, mi è venuto questo, lo so che anagramma è più bravo. Però un po' come dire, se c'aveva qualcuno che gli dava la mano, magari non lo massacrava, no, no, per esempio. Oppure potete dire Federico Altrovanti, ecco, Federico Altrovanti mi dispiace, però ci ho lavorato tanto, ma un anagramma per Federico Altrovanti non l'ho trovato, perché sette volte appunto non puoi dire la verità perché non ti viene l'anagramma, no? Per esempio, creduto il don dedicava ferro. Che non significa proprio niente, sono quattro parole che c'è un significato, ma messo in fila non significa niente. E tu dici, Marcello Lonzi, questo non c'aveva neanche 30 anni, stavo trovato morto nel carcere di Livorno, ecco, Marcello Lonzi, mi è venuto questo anagramma, crollano Mizze, che in un certo senso dà l'idea di quello che muore in galera, no? Alcuni vengono meglio, altri vengono Aldo Bianzino, questo qui è il falegname, no? È uno spacciatore internazionale questo qua. Che infatti è stato trovato a casa qualche piantina d'erba a 30 euro. Tutti sappiamo che i grandi spacciatori, secondo me, cioè, arrivano a 30 euro e poi basta, non migliaia di euro. Becchi magari il ministro della sanità che ha miliardi e tutto, perché poi, cioè, diciamo, era spacciatore a sua insaputa. No? C'è gente che capire, diventa proprietario di attici al centro di Roma proprio insaputa, altri dietro spacciatore proprio insaputa, questo un po' non lo sapeva neanche se l'immagine c'era sti 30 euro che non si poteva comprare neanche la tizia, è stato arrestato lui, la compagna è tornata a casa, è morta dopo un anno di tumore, lui invece è morto subito, ecco Aldo Bianzino, senti che è venuto, danzano oblii, come dire, la verità la sapremo mai, vedi che l'anagramma c'è tutta, racconta qualcosa, oppure ecco, ho lavorato molto su Franco Mastro Giovanni. Franco Mastro Giovanni era pericolosissimo, no? Infatti c'è avuto tre diciamo, tipologie di guardie diverse che sono riuscite a beccarlo mentre si era buttato in acqua per sfuggire alle guardie, no? È scappato via mare, però a nuoto, insomma, normalmente non vai molto lontano, insomma. Franco Mastro Giovanni è stato portato in trattamento sanitario obbligatorio, legato a un letto, che è morto dopo 80 ore che era rimasto legato a un letto, perché sapete che una volta prima della legge 180 c'era un limite, cioè non potevi tenere legato una persona per troppo tempo. Poi è stata la legge 180 che ha chiuso i manicomi, e adesso poi legano una persona anche 6 anni, cioè, non importa. Insomma, è morto legato a questo letto, e abbiamo tutta una lunga ripresa in video di queste 80 ore di lui che muore molto lentamente, perché in 80 ore effettivamente c'è un sacco di tempo. Ma Franco Mastro Giovanni, io chiedo se qualcuno è più bravo di me con gli anagrammi, a me è solamente Gnomo Rinfrancalossi, che vabbè che era anarchico questo, però per me purtroppo non succede niente. Così come Giuseppe Caso, un altro morto più o meno alla stessa maniera, era un ambulante sardo, mi è venuto Guai Pesce Pus.
Fai certe volte vengono meglio. Invece Riccardo Rasman, abbiamo parlato di Riccardo Rasman. Riccardo Rasman, dopo il servizio militare, insomma, dove era stato vittima, insomma, di questa cosa divertente, si sa, nei militari in Nisola, no? Queste cavole che fai, che mangi, sono una patata intinta nel piscio, roba del genere, sì, no? Ecco, quelle cose, ma anche peggio, cioè, quello è il mio, si chiama la comunione, si chiama quella cosa. Ecco, Riccardo Rasman è diventato schizofrenico dopo il servizio militare, no? E aveva una certa, diciamo, idiosincrasia nei confronti delle divise, insomma. Non so se anche nei confronti delle storiche, però diciamo, quelle, diciamo, odierne, sì, insomma. Ci aveva avuto anche dei motivi, però. E aveva trovato un lavoretto, l'aveva trovato, e quindi la sera prima aveva festeggiato da solo, no? Si era spogliato tutto sul balcone, aveva tirato qualche rauto, e effettivamente questo è pericolosissimo, tirare i rauti, è pericolosissimo, veramente, cioè, infatti è stato condannato a pena di morte per questo, perché le guardie sono arrivate dentro casa, lui nel frattempo si era messo a letto, e aveva detto no, non faccio niente, divento buono, sono buono, però ormai quando hai tirato il rauto sei fatto, che fai, ti penti, poi dopo che li avverrato, e insomma le guardie sono entrate ed uscite, e quando sono entrate lui stava a letto, quando sono uscite lui stava a letto e stava là, diciamo, e non ha, poi però non si è più alzato.